Benvenuti, dai, siamo qui, dai, su 666 Echo. Basta, se no muoio. Ci ho preso gusto a fare la vocina, ci ho preso gusto. Benvenuti su 60 Seconds, ragazzi, dai! Allora, oggi voglio vincere questo cacchio di gioco. Guardali, guardali che si nascondono. Appena cercano di aprire la porta, si nascondono. Hanno paura di me e dell'apocalisse nucleare che presto si abbatterà su questa povera cittadina. Va bene, ma non preoccupatevi, qui c'è il vostro Gabibbo. Gabibbo, 16 bit, come state? Va tutto bene? Nuova partita, adesso mamma mia se spacchiamo tutto, modalità apocalisse. Allora, vi dico già una cosa, se all'inizio io sbaglio a prendere qualcosa, riparto. Riparto finché non sono confidente di una bella run. La difficoltà, non so, ho visto che potremmo fare la media, ma io la farei, non so, facile, perché questo è un gioco molto lungo e in live forse è meglio facile. Però fatemi sapere voi nei commenti, facile o media? Facile o media, decidiamo ora in 5 secondi, facile o media? Ditemi voi cosa volete e andiamo con quella che vedo di più in chat. Quindi chat, scrivete 3, 2, 1, vai, facile o media? Vabbè, dai, in media, andiamo in media, vedo. Seleziona personaggio Ted, ok. Proviamoci, proviamoci, oh, io vi dico, se non parte... Torniamo normali. Dai ragazzi, dai che spacchiamo tutto a questo gioco, dai! Sì, sì, sì. Allora, mamma mia, pochi secondi. Devo già prendermi acqua, acqua. Iniziamo dall'acqua. Acqua! Allora, tutte le provviste. Dobbiamo essere pronti. Acqua, acqua là, non so, devo vedere. Ok, acqua presa. Corri, bottiglie d'acqua presa. Poi devo prendere... Questa è... Ma sta con sto trombone! Te garotto! Cosa sei? Un elefante? Che cavolo! Il figlio non lo prendo. Ho deciso, non lo prendo. Ci vogliono tante provviste. Questo è il segreto per... Il mio figlio si mette davanti! Oh, cavolo. Ok, ragazzi, se non ho abbastanza tempo, già vi ho detto cosa faccio. Già vi ho detto. Ok, prendiamo un'altra zuppa, altra acqua, dai. Ok, perfetto. Oh! Corriamo, prendiamo anche la maschera antigas e prendiamo quel trombone là, vivente. Ok, aiuto. Bene, 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 bene. Prendiamo anche mia moglie. Dov'è mia moglie quando serve? Ok, prendiamo anche una torcia. Bene, ok. Potrei prendere anche lo spray. Oh, cavolo, non abbiamo tempo. Forse è ancora tempo per fare l'ultima corsa. Oh, ah! Ah! Mamma mia, ho preso un'altra zuppa all'ultima, mamma mia. Secondo voi sono andato bene? Se no lo rifaccio. Io ho preso due, il Timmy non importa. Mi sono dimenticato Timmy. Timmy è inutile, Timmy non lo voglio. Non lo voglio, non lo voglio. Timmy non serve a niente, è sempre là a guardare un libro. Questa è una tattica, ok? Timmy non serve. Ah, almeno una bocca in meno da sfamare. Zuppe, potevamo prendere più zuppe, ma per fortuna l'acqua è più importante, sapete, il cibo. Cioè, si può sopravvivere un po' senza cibo, ma senza acqua, ragazzi. Senza acqua, dove vai? Dove vai? Au! Ok, ragazzi, allora, adesso, per prima cosa, dai, non siamo messi malissimo, la maschera antigas ce l'abbiamo. Una damigiana abbiamo pure! Mi sa che abbiamo preso la run fortunata che abbiamo anche zuppa di scorta. Quindi io direi che siamo messi benissimo. Abbiamo anche delle carte di scorta. Perfetto, direi che siamo partiti bene. Povero Timmy, rip. Siamo entrati nel rifugio appena in tempo. Meno male che Mary Jane non ha portato la sua tuba. Grazie, grazie. Saremmo morti praticamente senza orecchie. Il rumore dei ventilatori è già abbastanza fastidioso. Ehi, ma dov'è Timmy? Ops, ops. Non ci ricordiamo, anzi ragazzi, un minuto di silenzio, anzi 10 secondi, perché si merita solo quelli, per Timmy. Quindi 10 minuti di silenzio con la musica triste. Così Timmy, ci mancherai. Timmy. Timmy, Timmy torna da babbo. Perché cosa farà là fuori? Diventerà un mutante in mutande. Si vendicherà della sua famiglia. No Timmy, non farlo. Io ti voglio bene, Timmy. Vabbè, dai, non importa, ce la faremo anche senza di te. Dai, frega niente. Via, ciao. Allora, stiamo entrando... Abbiamo... Ok.
Non ci ricordiamo di aver portato quelle provviste nel rifugio, ma non ci lamentiamo. Avremmo però potuto scegliere meglio. Più uno di briscola. I nostri scaffali sono pieni di barattoli, mangeremo barattoli, dormiremo sui barattoli e ci parleremo anche di barattoli. Barattoli, amici dei barattoli, io sì, voi non lo so. Beh, io me li tengo. Un'abbondante scorta di acqua significa che non ce ne dovremo preoccupare per un bel po'. Questo è il rifugio più fornito che abbiamo mai visto, vero? Asia, vero Leonard, vero Rosa. Sì, parlo con voi iscritti. Questo è il rifugio più fornito che abbia mai visto. È vero, ma in fin dei conti che importanza. Vabbè, queste sono le solite robe. Razioniamo le provviste, primo giorno digiuno. Non me ne frega niente, anche se abbiamo tutto. Possiamo andare avanti senza cibo. Finché possiamo andare avanti, io andrei avanti. Un'esplosione nucleare dovrebbe essere abbastanza grave da placare qualsiasi discussione. Per adesso si aspetta e andiamo avanti. Vediamo il giorno 2 che ci aspetta. Quali primizie, scarafaggi fritti? Perché si inizierà a mangiare gli insetti. Già adesso dicono che gli insetti ce li dovremmo mangiare qua in Europa. Sapete che dicono che te li rifilano sugli alimenti senza che tu lo sai, eh? Io ho paura di sta roba, che prima o poi dovremo mangiarci insetti. Comunque, non so, mi ha dato qualcosa sui denti? Speriamo di no, perché mi sento... Vabbè, prima ho mangiato un melone. Basta discutere, abbiamo cose più importanti a cui pensare. La vita di Ted procede tranquilla, niente problemi e nessuna novità. Beato lui. Mary Jane si sente al sicuro. E chi non si sentirebbe così in un rifugio a misura di loculo? Dolores sta bene, contando che è rinchiusa in un minuscolo rifugio antiatomico. Dolores! Dolores, c'è questo nome! Ah, mi fa male. Speriamo che non ci faccia doloreggiare. Per adesso credo che possiamo ancora aspettare. Non hanno fame, non serve dargli né da bere né da mangiare. Andiamo avanti, potremmo mandare qualcuno in spedizione. E sapete io chi ci manderei? Ragazzi, ci manderei la Mary Jane, è molto brava nelle spedizioni. No, non è brava. Ragazzi, decidete voi, chi mandiamo in spedizione? Lo decideranno domani, intanto voi ditelo nella chat. Il cestino è pieno di barattoli di zuppa, mentre il secchio dei bisogni è talmente pieno che straborda. Ma che schifo, ragazzi, che schifo sta roba. Entrambi attraggono dei misteriosi strani insetti luminescenti. Gli scarafaggi. Ragazzi, io non li uccido gli scarafaggi, li tengo un po'. Sapete perché? Perché dicono che se gli scarafaggi dovessero mordere Mary Jane, la nostra cara Mary Jane, si trasforma in un mutante. Quindi se la pungono, lei diventa un mutante. Io direi di aspettare. Comunque mi state dicendo tanti Ted, di mandare Ted. Mary Jane, Ted, Mary. Tanti Ted e tanti Mary. Timmy, è arrivato uno Timmy. Timmy è morto, ok? Timmy non c'è più. Ok, comunque per adesso niente. Proviamo a trasformarli con gli scarafaggi e vediamo se succede qualcosa. Dai, dai, che Mary Jane diventa mutante. Dai, ti prego. Nessuno mutante qui. Guardalo qua lo scarafaggino. Che schifo. Aiuto, no. No, che brutto. Aiuto, io li odio. Peggio dei ragni, non so cosa è peggio. Oh, cielo, quella cosa è enorme. Ce ne arriva un'altra, scarafaggi ovunque. Siamo spacciati, ci sentiamo già tutti sporchi. Ted ha molta sete. Tutti devono bere ogni tanto, anche Mary Jane. C'è ancora dell'acqua, deve rimaster. Dovrebbero berla Dolores. Io aspetterei ancora un giorno. Credo che un giorno senza acqua ancora possiamo farlo. Il giorno dopo gliela do. Dai, facciamo così. Ma però abbiamo anche una damigiana. Proviamo, se ci va male. Amen. Cosa potrebbe portare fuori? È da ieri che ci proviamo questa spedizione. Dai, mandiamo Mary Jane. Volete proprio Mary Jane? Però mi sa che è un problema Mary Jane, perché non è brava nelle spedizioni, mi hanno detto. A meno che non diventi un mutante. Quindi io manderei Dolores e gli darei una maschera antigas, così non si ammala lì fuori. Vai, dovrebbe andare bene. Secondo me è meglio Dolores. Alla fine non vi ascoltati. Tutti che hanno scritto Mary Jane alla fine non vi ascoltati. Scusatevi, dai, mi farò perdonare, giuro. Abbiamo fatto bene secondo me però, dai. Andiamo avanti. Dolores è salita in superficie. Speriamo torni presto sana e salva. Senza Dolores ma con tanti provisores. Ecco, Ted sembra avere un piede nella fossa. Deve immediatamente bere qualcosa. Mary Jane viene in continuazione. Dobbiamo trovarle subito. Ecco, adesso che stanno per morire, io come un signore magnanimo gli darò un po' da bere. Proprio adesso. Allora dai, un bicchiere d'acqua a ciascuno non fa male a nessuno. Mary Jane continua a lanciare segnali per farci capire che oggi è un giorno speciale per lei. Occhiolino, occhiolino, è il mio compleanno! Datemi un nuovo trombone! No, te lo spiazzo a metà, ti prendi un flauto attraverso quelli là delle scuole elementari. E dopo aver escluso le tradizionali festività, l'anniversario, quel fatto che devo barbecue di 3 anni e la giornata mondiale dei popcorn. Abbiamo capito che si riferiva al suo compleanno. Ah, ecco.
dobbiamo farle un regalo. Gli regalo un insetticida. Questa mi diventa un mutante. Gli regalo un insetticida. Papà, papà, cosa mi hai regalato oggi? Tieni, puzzi, prendi un insetticida. Non lo so. Vabbè, cosa devo fare? Glielo metto? L'insetticida, glielo do? Non lo so. Vabbè, dai, gli do un po' di carte. Non credo che faccia qualcosa. Giochiamo a carte. Ti ho regalato un mazzo di briscola. Yay! Lei era abituata alla Ferrari, era abituata a un sacco di robe. Niente, un mazzo di briscola. Ok, vabbè, dai, vediamo un po' come va. Mary Jane adora le carte. Abbiamo pensato che le facesse piacere giocare a solitario. Ma che tristezza! Fatemelo dire, che tristezza! Che tristezza. A parte che mi sa che mi sono dimenticato... C'è l'audio? No, no, c'è, ci deve essere. L'insetticida, ma mi diventa un mutante. Che tristezza. Vabbè, dai, un attimino, torniamo normali. Non è importante crederci, ma Ted non ha più sete. Ah, invece ha cominciato a fare i tarocchi. Mamma mia, la vedremo su quei canali sperduti della televisione, sapete, tipo la 7 Plus XD a fare i tarocchi per le persone post-apocalittiche. Ok, l'importante è che sia felice. Per ora non hanno fame, non credo. Non hanno fame? No, e allora avanti così. Oh, ci siamo appena ricordati che avevamo programmato un viaggio nel sud tra 2 mesi. Se il posto esiste ancora, sì, sì, ciao. Per niente, quel posto sarà stato bombardato, sarà una landa post-atopica, post-apocalittica. Dolores, dove sei? Ma stanno arrivando troppi scarafaggi, ragazzi, devo farli fuori. Ma guardate, già è pieno, è ovunque. Forse traslocare non sarebbe stata una brutta idea. Potremmo fare nuove amicizie e conoscere nuove persone. Sempre che non siamo gli unici superstiti. La vita di Ted procede tranquilla. Niente problemi e nessuna novità. È sempre meglio quando tutto è tranquillo. Per fortuna oggi non è accaduta nulla di nuovo a Mary Jane. Io voglio che mi diventi un mutante. Dai Mary Jane, quando diventi un mutante? Ti regalo anche un trombone se lo diventi. Perché se diventa un mutante lei può uscire, non prendersi le malattie. E speriamo che torni la mia cara Dolores, la mia moglie, con un nome così. Chi... Cosa? Perché? Quando? Non hanno fame? No. E allora avanti così. Abbiamo sempre desiderato un animale domestico, ma non sapevamo proprio quale scegliere. Un gatto, un cane, non importa. Ora abbiamo una colonia di scarafaggi tutta per noi. A meno che non vogliamo tenerli a giocare a riporto, è ora di scacciarli via. Va bene, per adesso li scaccio. Tenerli 3 giorni va bene, che ci aumentano le radiazioni, e così c'è più possibilità che Mary Jane diventi un mutante. La mia cara, bella, grande, bellissima Mary Jane, una di noi. Ok, li abbiamo estinti. Vittoria! Gli scarafaggi sono sconfitti. Questo è un giorno memorabile per tutta l'umanità sopravvissuta. Noi due. Ancora una volta gli umani sono la specie dominante. Aug! 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 Bene. Ted non sopravviverà a lunga senza bere. Ted ha fame. Ok, adesso hanno fame e sete. Però potremmo ancora aspettare un giorno. Allora, io aspetterei ancora un giorno, tanto ce la stiamo giocando benissimo, non credo che facciano qualcosa. Dopo tutti i giorni passati qui non siamo di certo puliti e freschi e non profumiamo di violetta. Per niente ora non riusciamo proprio più a resistere. Perché non ci laviamo? Beh, non abbiamo il sapone. Ma forse ci sono dei metodi alternativi. Sì, con una maschera antigas mi lavo, non lo so, non ho niente purtroppo per lavarmi. Si puzza! Noi siamo uomini alfa, siamo scimmioni. Non si infama. Il gabbino... No! A causa... Guarda, è diventato lui un mutante, è diventato un gigante anomalo qua, storto, col nasetto da gnomo. È tornato lo gnomo, è lui lo gnomo, ragazzi, è Ted lo gnomo, è confermato. Il mondo è finito, a chi importa lavarsi? Possiamo abituarci, non sarà mica così difficile. È un po' come in campeggio, alla fine no, beh, è proprio insopportabile. Cerchiamo di non... A macchie sospette coprono il resto della pagina. Sì, quali? Ted ha fame, Ted sembra avere un piede nella fossa, deve immediatamente bere qualcosa, Ted si è ammalato. Mary Jane dovrebbe mangiare qualcosa, Mary Jane viene in continuazione, dobbiamo trovarle da bere. Ok, e Mary Jane ha contratto una malattia? Non credo. Voglio che diventi un mutante. Vabbè, intanto diamo da mangiare e da bere al nostro Ted e diamo anche da mangiare a Mary Jane e da bere, anche se potevamo risparmiarcela, però voglio che stiano abbastanza bene, dai. Lo gnomo, sì ragazzi, lo gnomo è tornato, cavoli. Cavoletti, cavoletti. Abbiamo trovato degli strani funghi che crescevano su una delle pareti. E se li assaggiassimo? Dopotutto non si può... Ragazzi, ma io... Ve l'ho detto, io voglio che Mary Jane diventa un mutante. Però se mangiamo i funghi, ci uccidono. Secondo me, non credo che cambi qualcosa.
Fatemi sapere ora. Dobbiamo mangiare i funghi mutanti? Se vedo più sì, li metto. Dai ragazzi, ditemi voi. Dobbiamo mangiare? Dobbiamo mangiare i funghi mutanti, non lo so. Sì o no? Sì o no? No. No. Sì, sì, no, sì. No, 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 sì. No, sì, sì. Oh, grazie mille per l'abbonamento, LukeSky09. Grandissimo per esserti abbonato al canale. Un bacione. Ok. No, mi dicono no. La maggior parte mi sembra che dica no. No, 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 non devi, non devi. Ok, allora no. Mi sembra che la maggior parte dica no, quindi no, dai. Meglio sta... Beh, sono funghi strani, magari rossi, malaticci. Dolores, dove sei, Dolores? È tornata! Grande Dolores! Mi sembra un po' sciupata, che non ha mangiato da giorni. Anche a costo di morire di fame ci sono cose che non mangeremo mai. I funghi cresciuti sulle pareti, per esempio. È stato bello vedere Dolores tornare sana e salva. Il supermercato poteva sembrare un rifugio sicuro, ma sfortunatamente un gruppo di banditi ha avuto la stessa idea e l'ha trasformato nella loro nuova casa. Questi delinquenti sono armati fino ai denti e sono in grado di terrorizzare tutta la zona. Vale la pena di intrufolarsi tra gli scaffali e altri... Ragazzi, siamo pieni. Ci ha portato altra zuppa. Ma io mi lecco le dita. Ma io mi lecco... Mamma mia. I Magnifici ha sborsato 1.01 dollari. Grandissimi i Magnifici. Grazie di cuore per la donation. I love you. Poi abbiamo 6 bottiglie d'acqua e pure una mappa. Dai, dai, perfetto. Perfetto, fate un altro insetticida. I like it. Abbiamo avvistato una specie di veicolo in fondo alla strada, però era troppo buio per vederci bene. Però potremmo controllarlo. Stomaco di Ted brontola. Mary Jane è ancora malata. Non ha più fame, non ha più sete. Dolores vorrebbe tanto mangiare qualcosa. Allora, Dolores bisogna dargli da mangiare perché è stanca e ha bisogno di cibo. Quindi da mangiare glielo diamo. Ragazzi, ma siamo messi benissimo. Dovremmo fare un'altra spedizione? Voi che dite? Mandare magari Ted. Boh, io la farei. Troviamo un sacco di roba. Mandiamo Ted. Però Ted è malato. Ted è malato. Ho paura. Mandiamo Mary Jane. Ho paura anche per Mary Jane. Cosa fare? Questo gioco ti mette l'ansia, davvero. Grazie mille Monica. Grazie mille Monica per la donazione. Grazie di cuore. Allora, no. Sì, vabbè, proviamo a mandare Ted a sto punto. Potremmo mandare Ted, dai, che succede? Boh, non lo so. Chi dovrebbe andare là fuori? Mary Jane o Ted? Mary Jane o Ted? Dai, mando Mary Jane. Mando Mary Jane. Mary, dai, Mary, Mary, vabbè. Manda Ted. No, mi dicono Ted. Mi dicono Ted. Aiuto! Ted, dai. Anche se è malato. Non importa. Tanto ha la maschera antigas. Dovrebbe sopravvivere. Frega niente. Magari si guarisce là fuori. Ah, mandiamo Ted. Mandiamo Ted. Ma guarda, ma anche lei è malata, a dire il vero. Si sta trasformando, ragazzi. Quella pessa non mi dice nulla di nuovo. Che tra l'altro io ho avuto il Covid ultimamente. Ed era uguale a lei, veramente. Mi fa venire i flashback del Vietnam, sta roba. Grazie Isaac. Grazie mille Isaac per la donazione. Grazie di cuore. Non è l'Isaac il mio, è un altro Isaac. Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava dei sopravvissuti della città vicina di Hill Valley. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni. Ok, quindi abbiamo delle persone che volendo ci possono aiutare. Questa cosa è molto buona, è molto buona, perché potremo intrecciare delle amicizie e io potrò anche suonargli qualche canzone con la mia voce. Quindi potremmo fare qualcosa di molto fico con loro. Allora, Ted ha fame, non fa altro che tossire. Mary Jane ha fame e non abbiamo medicine. Diamo tutti da mangiare, ok? Quindi diamo tutti da mangiare e da bere niente per adesso. Credo che possiamo resistere ancora un giorno senza bere. Cosa portare là fuori? Mandiamo Ted con una maschera antigas, altrimenti mi muore male. Quindi vedo che la maschera antigas dovrebbe andare bene. Speriamo che mi torni sano e salvo. Grazie Luke Sky, che continua. 5 euro, mamma mia, ci ne sborsone. Grazie. Bene,
ti sei meritato la canzone. E ora dai, che andiamo avanti, spediti. Mary Jane non è migliorata per niente, mannaggia. Mary Jane non ha più fame, mamma mia, una volta era un pozzo senza fondo, sarà la malattia. Tutti devono bere ogni tanto, anche Mary Jane, c'è ancora dell'acqua, quindi diamo da bere a Mary Jane. E diamo da bere a Dolores. Ok, quindi diamo da bere ad entrambe le mie cafones. Sì, è vero, volevamo andare alle cascate del Niagara, ma non volevamo di certo che le cascate del Niagara venissero da noi. Cosa? Nani? Ora sembra proprio che una mezza dozzina di tubi sia esplosa e che l'acqua si stia riversando tutta nel bunker. Dobbiamo salvare le nostre provviste. Cosa salviamo? Carte o carti o carta? Carta o carte? Carte e cartine. Va bene, dai. Evelyn Secchi, ciao Gabby, ti dono 2 euro, grazie mille da Nicolò, un bacione Nicolò, grazie di cuore. Mamma mia ragazzi, grazie di cuore per il supporto. Allora io salverei la cartina, è più importante del giocare a carte, se proprio devo decidere decido la cartina. Mannaggia, era così divertente giocare a solitario. A tu solitario, devo giocare sempre. Vabbè. Allora, andiamo avanti. Prima che uno degli zampilli provenienti dal muro potesse colpire la nostra mappa, quella era già in salvo. Yes! È stata l'unica cosa a non bagnarsi durante la piccola inondazione. Dopo che il livello dell'acqua è calato, abbiamo iniziato a pulire. Quindi abbiamo perso però le carte. Mary Jane non è migliorata per niente. Mary Jane non ha più sete. Dolores non ha più sete. Dobbiamo stare attenti perché quella mi impazzisce. Dobbiamo stare molto attenti. Cosa avevano detto? Che sono a posto comunque in generale. Spero che porti una cassetta della cura. Se c'è qualcuno che ci può salvare da questa situazione infernale è proprio il nostro governo. Chi lo critica in continuazione è un detrattore o un comunista. Noi siamo cittadini modello, paghiamo le tasse, quindi siamo certi che lo zio Sam verrà a prenderci, con un fucile, con lo sparviero. Se zio Sam non verrà mai. Anzi, ci vorranno molti giorni, però non abbiamo la radio, quindi è inutile per adesso. Io spero solo che Ted torni. Ted, torna. Ted, ti prego. Abbiamo bisogno di Ted. Di te. Ted con la D, però. Allora, andiamo avanti. Per mantenerci aggiornati sui comunicati di emergenza della nostra zona, dobbiamo assolutamente sintonizzare la radio a intervalli regolari. L'alternativa è vagare in superficie. Però non abbiamo la radio, quindi... Tac! Niente radio. Grazie mille Marta Papini, che ha rinnovato il suo abbonamento. Grande Marta, grazie di cuore. Un abbraccione. Vabbè, abbiamo qualche medicina? Non le abbiamo! Qui siamo dei poveracci, viviamo in una casetta 3x2. Cosa possiamo fare? Non possiamo fare niente. Non possiamo proprio fare niente. Dolores gli possiamo dare da mangiare, al limite. Siamo relegati in un rifugio minuscoli e le nostre provviste sono limitate. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo correre ai ripari. C'è un gruppo di persone anziane che si nasconde tra le rovine dell'ospizio. Avranno di sicuro le provviste e siamo convinti che noi servano di più. Il benessere della nostra famiglia è la cosa più importante al mondo. Ragazzi, dobbiamo andare a derubare. Ragazzi, dobbiamo davvero fare questa cosa. Dobbiamo davvero andare a derubare dei poveri vecchietti per salvare Mary Jane. Eh? Mary Jane vale più dei vecchietti. A dire il vero, i vecchietti, beh, hanno già vissuto i loro 80 anni. Non serve più, o no? Ho detto una cosa orribile? Non lo so, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Io ho paura per mia figlia. È un momento post-apocalittico. Dobbiamo salvare, dobbiamo andare a derubare i vecchietti. Dobbiamo derubare i vecchietti. Dobbiamo derubare i vecchietti, ragazzi. Dobbiamo... Proprio loro, che sono là con la dentiera che gli casca, dobbiamo rubare i vecchietti. Sì, sì, siete cattivi ragazzi, poveri vecchietti. Poveri vecchietti. Oh, ragazzi, ho una chat crudele. Votano sì ai vecchietti. Andiamo a derubare i vecchietti. Andiamo a derubare i vecchietti allora. E allora sì, non avete rispetto per le persone anziane, comunque sappiatelo. Grazie mille Ilaria. Grazie mille. Allora, va bene. E Raffi, che sborsa, paga, sventola il suo dindino. Grazie mille per la donazione, Raffi. Allora dai, andiamo a derubare i vecchietti. Andiamo. So, non fatelo nella realtà, ok? È un gioco, non si derubano i vecchietti, va bene? Che non dite, mamma Gabby mia, c'è una striscia di sangue qui, cosa vuol dire? Ora abbiamo più provviste, ma per qualche ragione non ci sentiamo molto soddisfatti. Non parliamo più di questa storia. Abbiamo ucciso i vecchietti! C'è una mano insanguinata. Secondo me perché abbiamo fatto una cattiva azione. Quindi ci siamo fatti una brutta reputazione lì fuori.
Oh cavolo, Mary Jane è ancora malata. Cioè, siamo pieni di zuppa, di sangue, però Mary Jane mi sta morendo. Dolores vorrebbe un po' d'acqua. Adesso andiamo ad avere solo a Mary Jane per adesso e avanti. Non abbiamo notizie della situazione all'esterno. Per sapere, vabbè, andiamo avanti. Mamma mia, siamo cattivissimi. Poveri vecchietti. Giorno 15 però. Siamo ancora però tutti attivi, tutti vivi. Beata ignoranza, siamo convinti che un altro giorno senza notizie di certo non ci ucciderà. Mary Jane non è migliorata, non ha sete, è piuttosto affamata. Allora diamo un po' d'acqua alla nostra cara Dolores. E per adesso proviamo ad andare avanti. Ieri durante il gioco dei mimi. Cos'è il gioco dei mimi? Ah, i mimi, quelli qua, quella che fai finta di essere un ornitorinco, una farfalla. Scoperto che Mary Jane non sa dire di raggio. Non lo so dire neanch'io. Cavolo. Perché? Non so dire. Adesso ci provo. Disarcivescovis Costantinopolizzare. L'ho detto sbagliato. Vabbè. Rip. Grazie mille Aminato Namikaze per i 5 euro. Grande benvenuto nel nei gabbiani. Grazie mille. Ok, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. E grazie anche ad Isaac che sborsa in continuazione. Mamma mia. È ricchissimo Isaac. Allora, niente, durante... No, non facciamo dare a Dolores lezioni a Mary Jane che la fa impazzire. Non voglio. Oppure sì. Non lo so, perché secondo me impazzisce se gli dà lezioni a casa. Ho questa grande paura che è meglio di no, vero? No, non ha bisogno della scuola. Sa già suonare un trombone, ha un futuro da trombettista. A cosa serve? No, non abbiamo bisogno. Tanto abbiamo già provviste. Rip Timmy, sì, Timmy purtroppo è andato, ragazzi. Timmy non l'abbiamo neanche preso. Timmy non serve in questa famiglia. Ok? Quindi era meglio di no. Però questa mano insanguinata io ho paura, veramente. La vedete qui? Noi abbiamo fatto un casino. Cioè, noi abbiamo... attireremo i mangiamorte, ragazzi. Secondo me arriveranno i dissennatori e ci porteranno ad Azkabanz. Ah, cavoletti. Vabbè, andiamo avanti. Mary Jane ha fatto una scenata lamentandosi che Dolores non sarebbe mai felice della situazione. Nemmeno se entrambi i suoi figli diventassero presidenti. Queste sono le mamme. Anche la mia, vi giuro, è così. Mi dice sempre studia e ha anche ragione. Però ragazzi, tra YouTube, tra fare mille cose, il tempo è quello che è. Però studierò. Domani. No, anche oggi. Mary Jane dovrebbe mangiare qualcosa. Ok, sì, deve mangiare. Andiamo da mangiare alla nostra Mary Jane. Marilu! Un tizio si è avvicinato al nostro nascondiglio. Ha detto di essere un ex ragioniere, ma vuole giocare d'azzardo. Però meno male che non ho le carte, perché questo ti frega. Me lo ricordo che ti fregava. Non serve. È tornato Ted, ho sentito una porta aprirsi. Ho sentito Ted, guardalo. Devastato, alcolizzato, con la pesa sul naso. Sembra un gnomo. Ma grande Ted. Mamma mia, Isa continua. E la mini Gabibba. Mini Gabibba, leveline. Grande mini Gabibba e Isa. Grazie per le vostre donazioni. Andiamo avanti. Il gioco d'azzardo è una pessima abitudine. Che razza di esempio è per i bambini? Diglielo. Ted è tornato sano e salvo. Vediamo cosa ha portato. Altra provvista. Ma ragazzi, siamo pieni di provviste. Bellissimo. La nostra cucina ora è un cumulo di macerie. No, un cumulo di gioia. Siamo pieni di roba. Bottiglie d'acqua. Ted ha fame, non fa altro che tossire. È veramente stanco. Diamogli da mangiare assolutamente. Mary Jane dovrebbe mangiare qualcosa. Mary Jane sta per morire malissimo. Facciamo veramente disegni non child friendly. Quindi diamo qualcosa da mangiare e da bere a tutti. Mangiare. E Mary Jane cos'era? Bere. Mi sembra. Quindi facciamo così e così, dai. Non siamo sicuri di come... Un'altra spedizione, dai! Un'altra spedizione! Ma sì, Dolores è fiduciosa di potercela fare. Quindi un'altra spedizione, frega niente. Più lontani a casa meglio è. Oggi ci ha visitato un venditore ambulante. Si è presentato come Willy. A quanto pare gli affari si possono fare. Offre un barattolo di zuppa in cambio di carte. In cambio della maschera non ci servono. Siamo messi bene con le provviste, quindi non accetto un bel niente. E sayonara! Sento ancora tossire e non mi piace per niente questa storia. Però siamo ancora tutti vivi. Speriamo che la fortuna giri. Il venditore era molto gentile, ma non aveva niente che ci interessasse. Lo stomaco di Ted brontola. Sta male. Ok. Non va bene sta cosa. Mary Jane è piuttosto affamata. Mangiati il trombone, no? Mangiati quel cacchio di trombone. Ah, non ce l'hai purtroppo. Vabbè. Mary Jane, Dolores non ha più fame. Meno male. Dovremmo chiamarti Amores. Amores mio.
Allora, dobbiamo dare acqua e cibo a Ted ancora. E anche a Mary Jane. Ok. Acqua e cibo a Ted e da mangiare a Mary Jane. A posto. È una bella giornata lì fuori, gli uccelli cinguettano e una sense reference. Andiamo avanti con Dolores, la buttiamo ancora fuori. Tanto si sente convinta, si sente bene. Maschera antigas e ci deve portare le medicine. Perché le medicine da sole non arrivano. Dolores ha le dita in superficie, lo stomaco di Ted brontola. Ancora brontola, vabbè, brontola ancora un po' allora. Ci auguriamo Mary Jane, Mary Jane non ha più fame. Ok, andiamo avanti. Avanti così. Grazie mille Pietro, che non si tira indietro e dà un bel dollarone. Grazie di cuore Pietro. Un abbraccione. E anche Isaac che aveva donato prima, se non ti ho letto. Evento in Italia, sì, presto farò un evento a Padova probabilmente, ragazzi. Poi vedremo. Vorrei farne anche qualcuno al sud. Entro il prossimo anno probabilmente lo farò. Sono pro, sì, sono pro, ragazzi. Grazie di cuore. Allora, andiamo avanti. Per mantenerci aggiornati sui comunicati, non abbiamo la radio, Ted ha fame. Andiamo avanti, non abbiamo qualche medicina. No, non ce l'abbiamo la medicina. Non ce l'abbiamo. Ted ha fame, ma può ancora resistere. Mary Jane ha bisogno di un po' d'acqua. Diamogli acqua e andiamo avanti così. Ok, allora, offre acqua. No, ma io ho bisogno del contrario. Non ho bisogno d'acqua, ho bisogno di roba in più. È arrivato un venditore, ma non posso dargli niente perché io sono pieno di provviste. No, sta tossendo malissimo. Ti prego, diventami un mutante piuttosto. Guarda che due puffi qua. Uno rosso, sembrano i Magotti. Chi se li ricorda i Magotti? C'era un cartone ai miei tempi, si chiamava I Magotti. Cercateli. Se cercate ora su Google Magotti, capite cosa intendo, eh. I Magotti. Noi siamo i Magotti. Noi siamo... cringe. Allora... Abbiamo rifiutato lo scambio. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Il mercante non era troppo contento. Ted ha fame, Ted non è ancora guarito. La migliorata possiamo ancora resistere. Ted ha fame, frega niente, resistiamo, andiamo avanti. Durante l'ultima spedizione all'esterno abbiamo notato un carro armato abbandonato all'aperto. Sembra danneggiato, ma potrebbe contenere provviste utili. Mandiamo qualcuno a ispezionare? Ah, non lo so, non mi ricordo. Mi pare che fosse un problema se mandiamo qualcuno a prendere il carro armato. Ma io manderei Ted, che sta morendo, ma lo manderei comunque a controllare. Diventa un mutante. Mandiamo Mary Jane allora, dai, che diventa un mutante. Grazie mille Andrea. Grazie Andrea per il super chat. Grandissimo Andrea, mio preferito. Mandiamo Mary Jane, dai, non lo so. Tanto ormai... Oh, comunicato, radio. Sento problemi. Ma guarda, sta diventando emo. Sta diventando emozionantissima. Abbiamo trovato una radio. Sì, il carro armato era danneggiato, ma una radio dentro. Ottimo, abbiamo fatto benissimo. Cioè, in cambio è diventata emo, ma mi va benissimo. Non abbiamo qualche medicina da dare a Mary Jane? No, non ce l'abbiamo la medicina, ok? Uffa, ecco. Faccio il rap. Adesso faccio un rap portafortuna. Devo fare un rap portafortuna. Devo fare un rap portafortuna. Qua, ragazzi, ci vuole il rap. Fatemi sapere in chat se volete facciamo il rap portafortuna, che ci darà la fortuna. Siamo un po' depresse. Ted ha fame. Deve bere, quindi fame e mangiare. Ok, andiamo avanti così. Nuovo annuncio radiofonico dell'esercito per lustro nel quartiere. Però devi lasciare le carte, ma io le carte non ce le ho, quindi aspetto un'altra roba. Facciamo un posto rap. Dai, yeah. Dai, yeah. Con questo rap. Dai che lo facciamo. È tornata Dolores. Ma vieni. Sì, dolore. Con questo nome. La mia dolore mi ha colpito qui nel cuore. Sì, sulle mani. Gabbiani.
Sì, lo so, è la fiera del Grigio, però è bellissimo lo stesso. Allora, da noi abbiamo perso l'occasione di essere salvati dall'esercito montaformabilato. Non è stato bello tornare. Grazie per la maschera anticast torna sempre. Il rinomato hotel. Adesso abbiamo la fortuna. Ho fatto il rap, abbiamo la fortuna. Abbiamo scoperto il segreto dello chef del ristorante, zuppa di pomodoro. Abbiamo trovato quindi una zuppa di pomodoro e ancora dell'acqua. Ma niente cure. Una scacchiera addirittura. Mary Jane, dobbiamo dargli da mangiare. Ok, e Dolores non mangia un bel po', quindi dobbiamo andare da mangiare a Dolores, dobbiamo andare un po' da mangiare a loro due. E chi altro voleva qualcosa? Stomaco di Ted brontola, può brontolare ancora un giorno, dai. Ok, un'altra spedizione. Ok, io non manderei nessuno in spedizione adesso. Non c'è meglio di no. Non lo so. Cioè, mi stanno morendo. Meglio di no. Guarda, non la faccio. Finalmente abbiamo visto vicino il veicolo in fondo alla strada. È un furgoncino dei gelati. È sprovvisto di ruote, ma rinforzato con grilli in metallo. Ma le armi. Questo veicolo ha bisogno di un'arma. Usciamo là fuori ben equipaggiati e cerchiamo qualcosa di adatto. Mettiamo una mappa e vediamo se troviamo qualcosina lì fuori. Sperando che vada tutto bene. Ok. Sì, è una live, ragazzi. Donazione incredibile da 10 euro. Da Matt3XTV, grazie di cuore Matt, un abbraccione, sei un vero gabbiano, grazie di cuore. Anche chi non dona è un vero gabbiano, ma chi dona un affetto speciale proprio perché supporta il canale. Allora, guardando la mappa ci è venuta un'idea. Abbiamo visitato l'antico campo di battaglia che si trova nella periferia delle città, dove abbiamo recuperato un cannone d'epoca che abbiamo spinto fino al veicolo che abbiamo trovato. Purtroppo la mappa si è tutta lacerata. E cosa serve il cannone d'epoca? L'escursione è stata stancante e soprattutto dolorosa. Dolores! Perché cose più terrificanti di un cannone che ti casca. Cosa c'è di più terrificante di un cannone? Quindi cosa vuol dire? Che ci ha fatto solo del male? Non lo so. Anche... Oh no! Ci abbiamo tirato fuori un cannone e si è fatta male Mary Jane. È sfinita. Allora, dobbiamo andare da bere a Ted. Ted è veramente stanco. Non lo so, diamo da mangiare e da bere a Dolores. Ma non lo vedo che ha bisogno di cure, non lo so. Mary Jane insiste nel dire che si sente incompleta senza il suo strumento musicale. Forse se era ben nascosta, la sua tuba è ancora intatta tra i macerie della casa. Ricordare i suoi hobby e la sua vita passata potrebbe rallegrarla un po' e rendere la situazione più facile. Dovremmo lasciarle dare un'occhiata intorno a casa. No, la tuba, la maledetta tuba. Io ho paura di mandarla a prendere quel coso. Le nostre orecchie. No, vi prego, no, no, la tuba no. La tuba no. Vi prego, no, la tuba no. La tuba no. Allora, vabbè, dai, proviamoci. Chi se ne frega, la tuba sì, dai. La tuba sì. La tuba sì, ci proviamo. Magari me la ritrovo, magari abbiamo la fortuna. Magari Mary Jane guarisce magicamente appena tocca la sua tuba. La tuba magica. Ma sì, ma dai, andiamo. Ma proviamo, ma chi se ne frega. Ma la tuba tutta la vita. Oh, sento tutti dormire. È sparita! No, no, Mary Jane, no. No, la tuba si è mangiata mia figlia. La tuba si è mangiata mia figlia. La tuba. No, Mary Jane. Mary Jane. Ci mancherà, ci mancherà. Sarebbe stato mutante, mutante, in mutande, fantastico, bellissimo. RIP Mary Jane, ragazzi, RIP Mary Jane. Vabbè, dai, proviamoci. Grazie mille a Francesco e Anas. Grazie mille a Francesco e Anas per la donazione da un euro. Grazie di cuore. Grazie del supporto. Mary Jane ha fatto salti di gioia quando abbiamo consentito alla ricerca. Ha detto che non riusciva a trovarla. Si accontenterà anche di altro. Come ad esempio di qualche spartito. Noi in realtà speriamo che la tuba non si sia salvata. Preferiamo decisamente Mary Jane uscita all'esterno. Ah, ok. Potrebbe tornare. Non è che non è tornata, potrebbe tornare. Secondo me torna come un mutante. Secondo me torna come un mutante. Dai, Mary Jane! Mary Jane potrebbe sopravvivere, ragazzi. Torna come un mutante a casa. Sì, 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 sì. Non è morta! Non è morta, ragazzi! Non è morta! Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Secondo me succederà qualcosa di speciale. Dai! No, 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 ce la facciamo. Dai, sono convintissimo. Ok, ok. Dolores ha bisogno di più tempo. Non ha più fame. Ted dovrebbe bere qualcosa. Ok.
diamogli da bere a Ted e basta, andiamo avanti. Ci chiediamo da un po' cosa può essere capitato allo zio Brian. Andiamo anche da mangiare a bere a sta povera ragazza che è stremata. Ci chiediamo un po' cosa va... Vabbè, chi se ne frega dello zio Brian, non abbiamo il coso dello zio Brian. Vincenzo Eusebi! Eusebi, grazie mille Vincenzo, che è un Vincenzo, che mi ha dato un euro, grazie qua. È tornata! Ferita e malconcia, non sei diventato mutante. No, per niente. Un lavoro avevi fare. Un lavoro aveva da fare. E niente, però è viva, è viva. Pensavo che fosse morta. Siamo rimasti senza foto, notizie, pensieri felici. Niente ci ha mai reso così felici quando vedere Mary Jane tornare in Fugion sana e salva. Ma l'ha trovato il trombone, non ha trovato niente. L'ho mandata per niente fuori. Mary Jane è ferita, non abbiamo ancora fatto niente per aiutarla. Non abbiamo le medicine. Dolores ha riposato, meno male. Quando Mary Jane è stanca diventa nervosa. Tra qualche giorno dovrebbe star meglio. Sì, sì. Non ho le cure, non ho niente. Possiamo andare avanti così comunque. Direi di sì. Dolores dice di potercela fare. Noi non ne siamo convinti. Non lo so. Dai, però dobbiamo. Ho bisogno di cure. Anche se Dolores, non lo so. Ogni minimo odore attacca i nostri nasi all'istante. In questo rifugio è impossibile che qualcosa sfugga alle narici. Odore di sterco. Così quando quel mattone è caduto dal muro lasciando un buco, i nostri sensi sono subito stati raggiunti a un tanfo terribile. Dobbiamo controllare l'apertura e trovare la fonte dell'odore, eh? Sì, ci tocca. Potrebbe essere un problema. Andiamo a guardare. Io direi di sì. Anche se ho paura. Ah, anche se ho molta paura. Cos'è successo? Ci siamo avvicinati al buco temendo che uscissero artigli, zanne o altre parti del corpo mutanti affilate. Ma non è successo nulla. Invece abbiamo trovato un ratto morto che aveva cercato di aprire una lattina di zuppa di pomodoro. Non ci è riuscito, probabilmente saremo più fortunati lui. Un'altra zuppa. Cioè siamo ricchi di zuppe, però siamo tutti ammalati. Ted non è ancora recuperato, non abbiamo qualche medicina da dare a Mary Jane. Mary Jane è stanca, diventa nervosa, questa mi impazzisce, diventa un treno, mi ammazza tutti secondo me. Non hanno Ted ha fame, Mary Jane è allo stremo. Quindi non lo so. E se è allo stremo diamogli una zuppa. Speriamo bene. Quindi mandiamo fuori cosa sempre con la maschera antigas e speriamo che trovi qualcosa. E Dolores è l'unica sana qui. E speriamo che torni anche sana. Normalmente dovrebbe tornare. È un miracolo che siamo tutti vivi. Tranne Timmy. Ma Timmy non fa più parte della famiglia. Lui la scorsa volta mi ha tradito. Quindi adesso se lo becca in quel posto. Ok. Daniel 1. Un euro. Grazie mille. Grazie mille di cuore. Grazie Daniel. Un applauso per Daniel. Ok. Da quanto siamo in live, ragazzi? Mi sembra di essere da 28 giorni in live. Dolores è salita in superficie. Ted ha fame. Non fa altro che tossire. Non abbiamo qualche medicina da dare a Mary Jane? No. Allora niente, Ted ha fame, quindi diamo da mangiare un po' a Ted. Ma non può guarire da sola sta Mary Jane. Stiamo un po'. Ci ha fatto visita un commerciante all'aspetto trasandato, una borsa altrettanto malconcia, e ci ha proposto un'offerta semplice. In cambio di un solo barattolo di zuppa riceveremo la borsa e tutto ciò che contiene. Ragazzi, mi pare che se gli do la zuppa dovremmo prenderci un animale, mi sembra. Grazie mille ad un nuovo abbonato, Paolo Messina, che si riabbona. Grande Paolo, grazie di cuore Paolo. Un abbraccio. Grande Paolo, su uomo. Ok, vediamo un po'. Sì, è il gatto, ho sentito miagoli. È il gatto, è Dimitri. È il mio gatto Dimitri. Non appena la porta si è chiusa alle spalle del commerciante, la borsa ha iniziato a scuotere in modo violento, a emettere suoni striduli. E impauriti ci siamo addossati ai muri, quando finalmente la bestia si è liberata e è saltata fuori. Era un gatto arrabbiato! Il felino ci ha lasciato un'occhiata minacciosa e si è seduto subito in un angolo per pulirsi. Stray! Sul collare c'è scritto Sharikov, non Dimitri, Sharikov. Sarà il suo nome? Lo stomaco di Ted brontola, sempre. Ted è riposato, io no. Ted sembra avere un piede nella fossa e immediatamente bere qualcosa. Ok, deve bere. E poi Mary Jane non è migliorata per niente. Morirà male, tutto quello che volete. Sì, dobbiamo trovarle da bere. Ok, dobbiamo darle da bere e dare da bere pure a nostro Ted. E niente, il gatto spero che... Mary Jane è molto silenziosa oggi e non è da lei. Dovremmo cercare di parlarle, sì, che sennò impazzisce. Meglio parlarle e consolarla un po', che magari mi resiste un altro giorno. Dai, Mary Jane, resisti. Il gattino, guarda, si è preso là un posto. Lui si becca tutta l'aria condizionata. Speriamo non mi freghi le provviste, che se no me lo magno quel gatto. Eh sì. Però bello, bello, dai, abbiamo un animale che ci aiuterà.
Per risolvere un problema non c'è niente di meglio che parlare in sincerità davanti a una bevanda calda. Ovviamente non abbiamo la bevanda, ma anche solo parlare sembra che dia i suoi frutti. Sì, non lo so, la vedo moribonda. Diamo da mangiare a Mary Jane. È a posto. Mary Jane può sopportare molto, ma le sue ferite hanno un aspetto terribile. Cara mia, diamogli da mangiare e basta. Meditavamo sul primo pasto senza zuppa di pomodoro quando abbiamo sentito delle grida all'esterno che provenivano da un gruppetto di sopravvissuti malconci. Non avevano un bello aspetto e non ci hanno meravigliato la loro richiesta di aiuto. Ci hanno chiesto qualsiasi cosa potessimo dargli: acqua, cibo, medicine. Diamogli acqua e spero che mi diano delle medicine in cambio. Ti prego, datemi qualcosa in cambio. Vi prego, cosa succede? Perché tossite? Perché siamo così malconci? Allora, i nostri ospiti non riuscirono a trovare le parole per esprimere la loro gratitudine. Hanno versato lacrime, regalato sorrisi e scambiato abbracci. Poi ci hanno augurato buona fortuna. E non ci hanno dato niente! Oh! E io pago! E io volevo, non so, anche un pelo, non so, una quella. Ecco, quella. Avete capito cosa intendevo? Neanche io. Però volevo qualcosa e non mi hanno dato niente. Mary Jane può sopportare molto, ma sta morendo male. Mary Jane è stanca. Ted brontola, ma non importa. Andiamo avanti. La situazione si aggrava sempre di più. I nostri occhi riflettono fame e disperazione. Sappiamo che un insegnante locale ha salvato dei bambini dopo l'esplosione e conosciamo anche le provviste presenti nel rifugio scolastico. Ah! Ragazzi, andiamo? Andiamo a fregare! Ragazzi, io non so cosa succede se facciamo un'altra brutta azione. C'è una scuola e ha salvato dei bambini. Cioè, noi adesso togliamo delle provviste ai bambini. Dobbiamo andare a togliere le provviste ai bambini, secondo voi? Dobbiamo... Dopo i nonni pure i bambini? Dopo i nonni pure i bambini? E non c'è uno senza due, no? Andiamo avanti, andiamo... I bambini, ma chi pensa ai bambini? Chi pensa ai bambini, ragazzi? Chi pensa ai bambini, eh? Pure dai bambini dobbiamo andare. Pure dai bambini. Quei poveri bambini senza niente. Andarli lì e zam! Rubargli le provviste, così... È un gioco questo per voi, è un gioco. Per i bambini no, soffrono. Non rubare i bambini, sì, ruba i bambini. No, non rubare. Siete crudeli, ragazzi, è colpa vostra. È colpa vostra, mi fate rubare i bambini. Lo dico a vostra mamma, Monelli, che mi fate rubare i bambini. Andiamo a rubare i bambini. Tutto mio, Gabby Ingordo. Paolo Messina che sborsa 5 euro. You are a man of true colors. Grazie mille Paolo. Un abbraccio, anche i magnifici. Grazie mille i magnifici. Sembra magnifici loro. Siamo andati, abbiamo preso e siamo tornati. Siamo certi che il gruppo se la caverà con molte probabilità. Sì, assolutamente. Abbiamo preso una roba scolastica. Vabbè, a posto. I Boy Scout, beh, una roba in più. Lo stomaco di Ted brontola, bla 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 bla. Dobbiamo dargli da bere. Mary Jane è ancora stanca, meglio dargli un po' di tempo. Diamogli da acqua a Mary Jane. E per adesso credo che possiamo ancora resistere un giorno senza acqua per Ted. Nuovo annuncio radiofonico, ma non ho le carte. Mannaggia. Ok, ho paura. Cosa ha fatto il gatto? Il gatto ha fatto un verso. No! Mary Jane è scappata! Mary Jane è scappata! Dannazione, abbiamo perso l'occasione di essere salvati l'esercito. Condanno probabilmente... No! Ted sta ancora male. Ma le ferite di Mary Jane l'avevano resa scontrosa. Forse anche perché non abbiamo fatto nulla per curarle. Stamattina appena svegli abbiamo trovato un suo biglietto in cui dice che merita di meglio e se ne andrà in Canada. Ma come va in Canada? Che sta morendo! Che hanno un sistema sanitario migliore. Ma allora perché non ci siamo andati subito in Canada? Ma scusa! Io in compenso vado in Gattada. Battuta orribile. Ma perché abbiamo un gatto? Io vado in Gattada col mio gatto. Dai, Gattado. Allora io mi mangio. Per siccome sono da solo, ma ho perso tutti. Dolores non sta neanche più tornando. Mi sa che pure Dolores. Sherikov è ancora un nuovo membro della nostra piccola famiglia. Quindi dobbiamo tenerlo sotto controllo. E per quanto possa sembrare incredibile, proprio oggi abbiamo notato un'altra cosa sul collare. Sembra sia una targhetta di metallo con un indirizzo scritto sopra. Ah, andiamo? Ma sì, andiamo. Ormai non abbiamo nulla da perdere. Ormai andiamo, tanto come siamo messi. Come siamo messi, siamo messi. Andiamo a vedere. È tornata Dolores! La famiglia
Oh, quella maschera antigas distrutta, però dai. Prima di raggiungere la fine della nostra via, due uomini che indossavano cappotti scuri e cappelli alla moda ci hanno fermato. Si sono precipitati sul gatto, l'hanno preso in braccio e ci hanno detto che lo cercavano da tempo. A quanto pare Sharikov... No, abbiamo perso il gatto. Pensavo che al posto di mia figlia potessi tenere un nuovo membro della famiglia. No, la felicità dura poco. E il gatto non sembrava preoccupato, quindi perché esserlo noi? Per fortuna non ci siamo affezionati troppo. E niente, ma non ci hanno dato niente in cambio. Però ci ha portato 5 barattoli la nostra cara Dolores. Bene, 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 non male. A posto, a posto. Acqua dappertutto, il problema non era nemmeno quello che volete. Trovare le bottiglie, 4 bottiglie. Cioè, troviamo acqua, provviste, siamo... Ma non troviamo mai cure. E questo è il problema. Ted non ha più sete, Dolores vorrebbe tanto mangiare. Diamo da mangiare a Dolores e basta. Altre spedizioni? No, non me ne frega, ormai basta. Quando stamani abbiamo aperto la porta del bunker per far entrare un po' d'aria fresca e radioattiva, abbiamo scoperto una valigetta sull'uscio. Non c'era alcun messaggio, i dintorni erano deserti. Non apro la valigetta. Secondo me la valigetta contiene della roba avariata, mi sembra, quindi non la apro. Non ne abbiamo bisogno. Di solito, almeno credo. Sento bussare alla porta, ragazzi. Sento bussare alla porta. Non abbiamo idea di chi l'abbia lasciata, quindi col cacchio che la prendo. Dolores non mangia un bel po', diamogli ancora un po' da mangiare e sentiamo. C'è una donna armata e pericolosa là fuori. Per fortuna ha finito le munizioni, ha detto che è a caccia di bestie e vorrebbe delle munizioni, ma noi non ce le abbiamo, quindi... Mammare! Ragazzi, io mi sa che devo bere qualcosa nella vita reale, però. Da quanto siamo in live? Fatemelo sapere nei commenti. Che nel caso vado un attimo di sopra a bermi un bicchiere d'acqua. O mi porto una bottiglia qua. Così anch'io ho l'acqua. Bella Noieco, grazie mille per moderare. Una persona armata che uccide per vivere. Ragni mutanti giganteschi nel nostro vicinato. Non vogliamo avere nulla a che fare con questo genere di cose. Addio. Ted ha fame, Ted non fa altro che tossire. Dolore sono più fame, dolore riposato. Vabbè, diamo da mangiare a Ted. Adesso lasciamo un po'. Cerchiamo di finirlo un po' in fretta. Quindi vado avanti. Spedizione non possiamo ancora andare. Aspetto ancora una volta. La radio! Possiamo usare la radio. Stanno trasmettendo qualcosa. Vediamo se stanno trasmettendo qualcosa. Da un'ora e mezza. Ok, ok. Allora dai, possiamo ancora... andare avanti e vedere se riusciamo a vincere questo gioco. Niente, non siamo riusciti a sentire niente di niente, solo irritate interferenze. La prossima volta saremo più fortunati. Con nostra grande sorpresa abbiamo trovato Sharikov. Grazie mille Alessio Rolfo per 1 euro e ancora Paolo Messina altri 2 euro, grazie di cuore. Niente, non siamo riusciti a sentire niente di niente, sono andata la nostra gente sorpresa. Ma Sharikov è tornato! Ragazzi, Sharikov uno di noi, non lo vedete? Ma è tipo sotto la mia facecam, lo vedete? Sono un gatto! Sono io il gatto! Miau! Miau miau! Dovrei trovare un emoji da gatto. Non so, questa va bene? No, questa no. Ciao! Sono un gatto! Vabbè. Sì! Sono un gatto, sì! Torniamo che... a posto. Allora, ragazzi, vado un secondo a bere, ok? Perché sono sudato, ho bisogno. Ci vediamo fra 5 secondi. E intanto voi pensate a cosa fare. Ok? Arrivo subito, arrivo subito. Intanto vi metto una canzoncina, nel caso. Non so se è questo. Grazie mille Daniela Zanella che ha donato, grazie mille, grazie di cuore. Allora, come va, ragazzi? Ho l'acqua! Io posso sopravvivere. Gelosi? Gelosi? Ci siete? Sono tornato, tranquilli, sono tornato. Oh yeah! Dai, che ora si vince. Dai, io con il re. A posto. Allora, ragazzi, sono veramente esausto, ma dobbiamo vincere, cioè voglio vincere. Allora, cos'è? Ted ha fame, brontola, quindi deve... No, brontola ancora un giorno. Mary Jane era... deve bere. Ok, Mary Jane deve assolutamente bere. Diamogli da bere e a posto. Chi mandiamo là fuori? Dai, mandiamo...
mandiamo Dolores, ormai è... però senza maschera antigas, ma chi se ne frega, ormai tanto stiamo morendo. Mandiamola così, mandiamola così com'è, senza maschera antigas, tanto ormai siamo senza provviste, senza niente, senza... Allora, dai, ma cosa ha in faccia? Sta diventando tipo strana, le guanciotte, forse perché non mangia, forse perché è esausta. Non so. Mentre correvamo da una parte all'altra in cerca di qualcosa con cui ammazzarlo, quel roditore peloso è semplicemente svanito nel nulla. Uno dei nostri barattoli. Ma abbiamo un gatto! Se c'è un topo, perché il gatto non ha fatto niente? Ma dai, diamo da mangiare a Dolores. Con cosa dovrebbe andare là fuori? Con il manuale con una torcia. Diamogli una torcia. Ma sì, con una torcia troverà qualcosa, no? Vai con una torcia, è bella finita. Speriamo, perché ormai dopo 39 giorni, dai. Oh, che succede? Oh, perché? È morto Ted? È morto Ted! No! No! No, ragazzi, ma cos'è? No! No! Perché ha trovato un fucile lei, ma per spararsi un colpo in testa adesso. Cioè, no, equipaggiamento torcia. Siamo rimasti sorpresi che la centrale di polizia locale avesse ancora degli agenti al suo interno. Che gran senso del dovere, non li conoscevamo personalmente, ma indossavano uniformi e distintivi. No, però ragazzi, Ted. Il mio Ted. Il mio Ted. Stai, però, F in the chat, un minuto in silenzio. Un minuto in silenzio per Ted. Un minuto. Un secondo, vabbè, quello che è. Dai, però, Ted era il migliore. Com'è morto? La malattia, si è portato avanti il ciovido da 200 anni ed è morto, purtroppo. Mannaggia. Vabbè, dai, non importa, ce la faremo. Se, come no. Improvvisamente i poliziotti hanno iniziato a discutere sulla conquista del mondo, era surreale. Uno ha gettato un fucile dalla finestra, affermando che fosse inutile senza le munizioni. Però abbiamo preso un fucile, delle munizioni e una mappa. Però Ted, questi giorni senza acqua sono finiti tragicamente. Ted è morto di sete. No, per una boiata è morto. Non gli ho dato da bere, cosa? Ma non mi pareva che stesse morendo di sete. No, dai, no, una morte così stupida. Vorrei tornare indietro nel tempo, no, dai, per una morte. No, una morte così stupida. Dolore, stai bene? Tu sei tutto un programma. Dolores non mangia, diamogli da mangiare. Almeno tutto per lei. All'eredità, l'eredità della famiglia. Tutto per lei. Abbiamo sentito uno schianto forte, un urlo di sorpresa e un po' di detriti cadere dal soffitto. Proprio un buon modo per iniziare la giornata. Abbiamo scoperto che Sharikov ha trovato un nuovo giocattolo, un pezzo di cablaggio che ha tirato fuori dal muro. Chissà cosa serve quel cavo, ma le luci sono ancora accese, quindi non può essere così importante, no? Dovremmo togliere il cavo dal nostro amico peloso e ispezionarlo? Sarà una bomba atomica, salteremo in aria. Ma va bene, tanto ormai, chi vuole vivere in questo buco? Giorno 47, non siamo ancora morti, magari contiene qualcosa. Vediamo un po'... Mamma mia, è diventata tipo un goal. È più calze lunghe comunque Dolores in sto momento. Il cavo porta all'esterno, dove abbiamo trovato un camion mezzo bruciato. All'interno c'erano due uomini sorpresi e circondati da una schiera di lampadine che lampeggiavano in intermittenza. Che gingilli altamente tecnologici, ci ascoltavano in sconto mentre... Ah, ci ascoltavano! La loro fiabile scusa secondo cui stavano facendo un picnic sul bordo della strada non ci ha convinto. Anche Timmy sa che non si possono fare picnic qui. Ma Timmy dove? Che Timmy non c'è più. Vabbè, andiamo avanti. Dolores ha bisogno di più tempo per riposare, sembra sfinita. Niente, non gli diamo niente. Però secondo me è l'FBI quello. E torneranno. La prossima volta esco col fucile. Gli agenti che ci stavano spiando sono alla porta e pare vogliono darci spiegazioni. Dovremmo ascoltare cosa hanno da dirci. Ma sì, tanto ormai, guardate, io... Anche se mi vogliono uccidere, non c'ho molto da fare. Non lo so, speriamo torni sana e salva. È tornata sana e salva, Dolores incredibile. Dolores salita in superficie, siamo tornati, è stato bello tornare. Metà del municipio non esisteva, una delle stanze ancora in piedi. Adesso ragazzi vado veloce perché voglio sapere invece... Due bottiglie d'acqua, una radio e abbiamo perso la cartina. Però abbiamo ritrovato la radio, quindi possiamo continuare ad ascoltare la radio. Mi servirebbe un paio di carte. Dobbiamo dargli da mangiare a Dolores che ha fame. Quindi diamogli da mangiare. E per adesso aspettiamo. Quella radio non emette un suono da ore. Abbiamo bisogno di notizie. Abbiamo bisogno di musica. Visto che che si rifiuta di collaborare. Forse vorremmo trafficarci finché non si riprende a funzionare. No. Questa roba no perché la rompe. Non lo faccio. Secondo me no.
Per adesso no. O speriamo. È ancora viva la radio. Probabilmente abbiamo dei problemi tecnici. Prima o poi si sistemerà. Dolores non mangia un bel po'. È stanca. Allora diamogli da mangiare. Da bere non ha bisogno. Ok, a posto. Allora a posto, andiamo avanti. È difficile avere la cognizione del tempo. Non sappiamo mai se un giorno ci sarà pure una soluzione al problema. No, non ho purtroppo una soluzione per le luci. Sento qualcosa. Cosa sta succedendo? È impazzita! No, è impazzita Dolores. Guardate com'è, fa l'orangotango. Fa tipo, ha le mani da tastiera. No, mi si è buggata. Mi si è buggata. No, così no, ragazzi. Ma è tutto un impazzimento qua. Tra un po' lo divento anch'io. Ah, ragazzi. Grazie mille a Daniela comunque per la donation. Grazie di cuore. Allora, vediamo un po'. Ignorando coraggiosamente i nostri sintomi, abbiamo cercato di dormire almeno un'ora o due. Niente da fare, ora siamo più stanchi di prima. Dolores si lamenta perché qui non riesce ancora a dormire. Dolores non sembra molto in sé. Aiuto. Dobbiamo dargli da bere. Ma perché? Che problemi ha Dolores? È ora di ascoltare un po' la radio. Ascoltiamola, speriamo bene. Cioè, secondo me questa impazzisce. Perché è da sola, capite? Vabbè, al gatto, cioè. Gatto! Vabbè, magari sopravvive al gatto, almeno lui. Siamo riusciti a sintonizzarci su una rubrica di consigli. E sembra... la donna stava esaminando un fucile. E sembrava essere molto simile al nostro. Quindi abbiamo rubato il fucile di una donna che è caduta in un tombino, non lo so. Ma abbiamo recuperato un fucile nuovo, quindi sempre buona questa cosa. Dolores non sta bene, la sua salute mentale è molto discutibile. Aiuto! Sembra sfinita. Io gli darei da mangiare e da bere. Magari si riprende. È troppo debole. Non possiamo fare una spedizione. Non si respira in questo dannato rifugio. Nelle ultime due ore la situazione è diventata sempre più grave. È probabile che l'impianto di ventilazione sia danneggiato. Si sarà incastrato qualcosa. Dobbiamo risolvere la situazione. Uso il manuale scout. Tanto non serve a niente quel coso. Non l'ho mai utilizzato. Eh sì ragazzi, RIP regina Elisabetta, mi spiace un botto, cavolo. Avevamo pure fatto il meme che era immortale tempo fa. E quel video ora veramente ha un feeling diverso. Purtroppo però non siamo eterni ragazzi, peccato. Sarebbe stato bello durare per sempre. Però dai, si è fatta i suoi 96 anni credo, quindi buono. Cosa è successo? Ma guarda questa cosa sta diventando, dai. Ha bisogno delle cure. Per riparare il condotto ci è sembrato opportuno consultare il nostro manuale. Con tutte quelle indicazioni su come riparare ogni cosa ci sarà sicuramente come riparare il bunker. Ancora prima di riuscire a dare un'occhiata siamo stati invasi da un gruppo di insetti mutanti inferocite che volavano fuori dal condotto. Le loro punture sono dolorose. Devo usare l'insetticida. Cavolo, sta morendo Dolores adesso. Cosa ha, fame o sete? No, non ha niente. Sta solo morendo. Cioè, ogni volta devo prendere una cura. No, ho comunicato all'esercito. Dobbiamo capire dove ci troviamo per farlo. Dobbiamo aiutarli lasciando i segni. Non posso. Non posso usare l'esercito. Ci ho preso la radio per niente. Guarda, guarda. Sta impazzendo. Si è alzata. Sta per diventare uno zombie. Sta per diventare uno zombie. No. Io ho paura. Dolores. Dolores, non farlo. La nazione, abbiamo perso l'occasione di essere salvati esercito. La salute di Dolores non è migliorata. Dolores è del tutto imprevedibile. A volte addirittura fa paura. Sta diventando un mostro. Si sta trasformando. Mangia, mangia. Mangia più che puoi. Gli do tutte le provviste. Non posso andare in spedizione. Dopo il successo dell'ultima missione è evidente che siamo affidabili. Poiché gli agenti sono tornati con un'altra richiesta, dobbiamo essere generosi, dobbiamo fornirgli dell'acqua. Diamogli dell'acqua. Tanto acqua ce ne abbiamo tanta, no? Cioè dobbiamo dargli le robe. Dai sti agenti, fate qualcosa. Gli ho dato tutte le mie bottiglie, 4 bottiglie gli ho dato. Però siamo messi bene, quindi se magari gliele do saranno contenti. Tanto la damigiana... Abbiamo accettato volentieri di soddisfare la loro richiesta. Ci hanno ringraziato per aver fatto il nostro lavoro civico. E si sono fregati 4 bottiglie. La salute di Dolores non è migliorata. E siamo ancora nei guai qui. Siamo molto nei guai. Razioniamo le provviste. Cosa? Niente, non ha niente. Sta solo male.
Non voglio mandarla in spedizione. Stavamo per andare a dormire quando abbiamo sentito bussare la porta. Chi può essere a quest'ora e in questa zona? Come diavolo hanno fatto a sopravvivere all'esplosione? Dovremmo aprire. Ragazzi, proviamo ad aprire. Io ho paura se non ho dei banditi. C'è un fucile. Fatemi vedere un secondo se ha un fucile. C'ho il fucile. Quindi in teoria potremmo aprire. Dai, io apro. Spero che non siano i banditi. È uno zombie. Tanto dolore, sta morendo. Io devo aprire. Dolores, no! È ancora viva. Un gruppo di viaggiatori con delle maschere antigas trasportavano dell'acqua. Abbiamo recuperato due bottiglie d'acqua. Aprire la botola è stato avventato, ma la candela valeva. Il gioco valeva la candela. La salute di Dolores non è migliorata, va bene. Cavoli però, ragazzi. Stavamo andando così bene. Siamo al giorno 71, eh. Speriamo bene. Scusate, stavo guardando una roba. Ok. Secondo solo, ragazzi, scusatemi. Allora. Cosa fa Dolores? Fa addirittura paura, ok. Torna normale, Dolores. A giudicare dai rumori di spari e urla, sembrerebbe che una banda di malviventi abbia preso il controllo della zona. Niente, non possiamo uscire. L'accampamento di banditi ci sta davvero esasperando. Si comportano veri selvaggi. Noi li sopporteremo ancora a lungo. Qualcuno deve mostrare loro che i sopravvissuti innocenti di questa banda desolata, landa desolata. Prendiamo un fucile e basta. Abbiamo un fucile. Dolores tipo pazza che spara a caso. Iha! Pum pum pum. Guarda cosa sta diventando. Non resisterà. Abbiamo provato, ma erano troppi. L'accampamento era così protetto che non siamo nemmeno riusciti a raggiungere le provviste. I banditi ci hanno messo in fuga in 2 secondi con un paio di spari. Ah, potevo anche non andarci. Oh, Dolores. Diamogli da bere. E andiamo avanti. Dolores dice di poterci... Sarei dovuto uscire col fucile. Se lo tenevo in casa, potevo resistere un altro giorno. Però dai, è stata una bella run. La prossima, ma ci torneremo. Su sto gioco ci torneremo con un video nel canale e lo vinceremo.